che l'istinto dello spettatore, dell'uomo in generale, è quello di immergersi nell'opera d'arte, nell'opera. Infatti usiamo questo verbo spesso e volentieri, no? Ti immergi nella lettura, oppure vai a vedere, che ne so, la Pietà di Michelangelo e la vuoi toccare, no? E vai a teatro o a un concerto e canti insieme a tutti gli altri, eccetera. Quindi c'è questo bisogno di partecipare e di entrare nell'opera. Mi viene in mente Broadway Danny Rose, dove i personaggi entrano dentro il film e i personaggi del film escono e interagiscono. Quindi c'è proprio questa necessità. Ecco, la realtà virtuale prova a farlo materialmente, ti pone lo spettatore in una condizione letteralmente di immergersi in una realtà. Che è una realtà naturalmente virtuale. Allora la scommessa credo sia quella di capire quanto questa realtà virtuale è più potente di quella immaginifica che abbiamo noi mentre leggiamo un libro o mentre ci immergiamo appunto in un film o a teatro. Il compito del regista è quello di dire allo spettatore: guarda qua, guarda cosa sta accadendo. Il compito di un regista è farti immergere, soprattutto immedesimarti in un personaggio, no? Rendere protagonista un personaggio. Ecco, qui col fatto che sei a 360 gradi, che i tuoi personaggi sono in realtà alla pari, no? Quindi quello che hai dietro di te è alla stessa, come dire, opportunità espressiva di quello che hai di fronte, ti pone come spettatore nella condizione di dover scegliere. Ascoltiamo, parliamo con te, ascoltiamo quello che ti sta di dietro, e questo è molto interessante perché spezza, diciamo, quel punto di vista appunto che ti impone il regista per sua scelta. Qui il regista ti deve dare l'opportunità di essere più libero, e quindi questo è un vantaggio e uno svantaggio. Certamente si amplifica tutto, non è come un cubo di Rubik, no? Se si passa dalla bidimensionalità di uno schermo alla tridimensionalità di un mondo, e questo indubbiamente cambia le cose.